Salve, siamo con Zachary Novak, docente di storia alimentare presso l'Umbria Institute di Perugia e autore del saggio Il pane sciapo e la guerra del sale di Perugia, comparso nell'ultimo numero di Diomede, rivista di cultura e di politica dell'Umbria. Zach, partiamo un po' dalle premesse che ti hanno spinto a intraprendere questa ricerca e se vuoi poi andiamo sulle ipotesi e le conclusioni che affronti in tutto il saggio e riguardo appunto il fatto di mangiare pane senza sale, la consuetudine di mangiare pane senza sale qui a Perugia e nei dintorni, come poi scopriremo. Ok. Per me la ricerca veramente è partita 10 anni fa, perché io americano sono abituato a mangiare il pane salato e sono arrivato qua a Perugia e ho mangiato questo pane perugino, cioè senza sale, che per me ammetto che è terribile, non mi piace proprio. E cioè, dopo un po' ho iniziato a chiedere alla gente qua a Perugia: ma come mai questo pane? E mi hanno dato diverse spiegazioni, la prima spiegazione comune è che i salumi e i formaggi qua sono molto salati e quindi il pane sciapo un po' per compensare, no? Per complementare bene sì. L'altro alimento. E la seconda spiegazione era lontananza dal mare, ovvero una spiegazione fiscale, cioè nel Medioevo, quando ebbe origine questa tradizione, visto che il mare è lontano da Perugia, la gente non poteva comprare il sale che era costoso. E poi la terza è quella per il mio saggio centrale, diciamo, è la guerra del sale, che era una guerra fra il comune di Perugia e lo Stato Pontificio nel 1540. E i perugini raccontano che era proprio questa guerra che ha fatto partire la tradizione di pane sciapo, cioè che il Papa ha alzato la tassa sul sale, i perugini come protesta popolare hanno smesso di mettere sale nel pane, anche se dopo le truppe papali sì. hanno ripreso la città e hanno posto fine alla sì. libertà comunale, distruggendo appunto agli edifici dei Baglioni e costruendo la Rocca Paolina. Esatto. E stavamo parlando appunto, stavi parlando della guerra del sale e di come sia cambiato appunto secondo te la tradizione che voleva appunto, da lì è nata la tradizione secondo i perugini sempre, che questa guerra del sale abbia portato a fare il pane senza sale, insomma. Però tu nel tuo saggio smentisci appunto questa tradizione dei perugini, questa leggenda, appunto tu gli dai un nome di leggenda urbana. Ci puoi spiegare un po' secondo te perché non regge l'ipotesi del pane senza sale come protesta per questa guerra contro il Papa Paolo III? Certo, innanzitutto cioè, ogni storico deve usare come prima attrezzo il buon senso e c'è un fatto geografico del pane sciapo, cioè il pane senza sale non viene mangiato soltanto a Perugia e nell'allora contado di Perugia, cioè questa zona circoscritta sì. piuttosto piccola. Invece viene mangiato in tutto il centro Italia, da una costa, dalla costa Tirrena alla costa Adriatica e anche al di fuori dell'ex Stato Pontificio. Quindi se era veramente un fatto di questa guerra o di comunque la politica fiscale papale, allora si aspetterebbe il pane sciapo solo qua, invece no. E poi per verificare, ovviamente uno storico va ai commentatori, agli altri storici contemporanei alla guerra. E io sono andato alla Biblioteca Augusta e ci sono ben 9 cronisti. Ovvero, beh, diciamo bene, c'è uno storico, Pompeio Pellini, che è uno famoso di Perugia, e poi anche 8 persone, 8 patrizi che hanno scritto un genere che si chiama ricordi, cioè una storia però per la famiglia, non era intesa a pubblicare. E di questi 9 scrittori, cronisti, nessuno parla di questa protesta popolare. Cioè, parlano del grano, del fatto che la cattiva raccolta del 1539 ha spinto i prezzi alti e poi che la tassa era già un'altra cosa, una situazione già grave fiscalmente. Però nessuno parla di questa protesta. E poi anche il fatto che uno può dire, beh, questi sono patrizi, sono ricchi. Non gliene fregava tanto. Sì, della protesta popolare che gli importava. Però c'era uno che non era nobile, sì. era un mercante, sì. Giulio di Costantino. E lui era, fra l'altro, il camerlengo della corporazione dei fornai, cioè il presidente di questa corporazione. Quindi
se non ne parla lui di questa protesta, che è un esperto, cioè proprio. Poi anche il fatto che lui non è che si limita soltanto a, a cose politiche, cioè accenna diverse volte il prezzo del grano, che fa il popolo, le lamentele del popolo durante la guerra, però non parla di questa protesta. E tu prima hai citato la Biblioteca Augusta. A livello di ricerca proprio storica, oltre alla Biblioteca Augusta, hai frequentato anche altri luoghi del sapere, appunto per la tua ricerca, tipo tu citavi l'Archivio di Stato e poi nel saggio citi anche una cosa fondamentale che è l'Ospedale della Misericordia. Ci puoi parlare un po' di, della tua ricerca nell'Ospedale della Misericordia e nell'Archivio di Stato, soprattutto perché so che hai avuto un rapporto scontro, un incontro scontro con l'archivista, no? Sì, sì, infatti noi siamo qua in Piazza Matteotti, sì, a Perugia, e accanto c'è, adesso è il tribunale, però sì, era la, l'Ospedale della Misericordia, sì, fondato nel 1300. Allora, e quando sono andato all'archivio di Stato, a San Domenico, sì, all'ex convento di San Domenico, ho parlato con un archivista, Alberto Maria Sartore, che è esperto di storia locale, però in particolare dell'Ospedale della Misericordia, cioè proprio il massimo esponente, il massimo storico. E lui, pur non credendo nella mia tesi, pur non credendoci, ha detto, beh, se vuoi verificare, per il pane, non ci sono libri di cucina di quell'epoca, sì, però se tu vai a guardare i registri dell'ospedale e anche gli inventari, vedrai, perché ci sono due cose diverse, registri di entrate e di uscite. Manuel, ogni piccola cosa, sì, registravano i notai dell'ospedale, sì, che avevano, cioè l'ospedale era di tanti terreni, quindi tizio Caio, che era mezzaldro, sì, per l'ospedale, su questo terreno portava, che ne so, un sacco di grano, sì, e loro lo notavano e pagavano Manuel Barbato, sì, e tre soldi per portare le viti, no? Sì. Ma notavano tutto. Allora, nel 1400, beh, nel 48, 1448, sì, hanno già il panificio, sì, perché decidono, beh, stiamo spendendo un sacco di soldi per, sì, il pane per la, i pazienti, sì, anziché comprare il pane facciamoci un nostro proprio panificio, sì, esatto, che potrebbe essere anche dove c'è adesso una pasticceria, sì, in cima delle scalette Sant'Ercolano. Sì, la pasticceria Sant'Ercolano dovrebbe essere là che era anche il panificio anni fa. Comunque, se tu vai a vedere dentro queste, questi registri, sì, di entrate e uscite, vedi, ma tantissime volte, grano per le, la panetteria, sì, fave per la panetteria, sì, orzo per... non vedi mai sale. Sì. E questa è un po' la tua conclusione. Cioè... Allora, assenza di prova non è prova. Infatti. Però comunque è pesante, non soltanto la mancanza di voci là, sì, però il fatto che la geografia non combacia bene con la, sì, teoria, e che questi nuovi cronisti non ne parlano proprio. Il fatto anche che per me è difficile che una persona che, sì, che è cresciuta, sì, con il pane salato, cioè per una guerra, per patriottismo, sì, poi, sì, smette di mangiare più pane, infatti, salato. Infatti anche il materialismo di Marvin Harris, la teoria dell'antropologo statunitense, no? Che era un po' strano questo fatto che tutto ad un tratto perdi questo senso del pane salato e poi non lo riacquisti più alla fine, anche quando la protesta è finita, insomma. E una curiosità, ma Statera invece l'archivista, come si chiama? Statera? Alberto Maria Sartore. Ah, sì. Sartore, scusami. Sì. Sartore invece la sua teoria qual è riguardo al pane sciapo? Ce l'ha, no? È la quella... lontananza, da... lontananza quella dal è mare. Quella, diciamo, quella che hanno gli storici locali è questa qui. Sì, sì. Però io ho visto che i perugini credono veramente in questa cosa, cioè loro non lo vedono come leggenda, sì, la vedono, ma che è una cosa che ha senso, che c'era questa, sì, guerra, che è vero, sì, non hanno il sale nel pane, che è anche vero, cioè due fatti. Sì. La mia domanda adesso, attuale, per la, sì, ricerca futura, non è che come mai che non c'è il sale nel pane, però una domanda più interessante per me è come mai che hanno fatto questo connubio, quando e per quale ragione? Sì, ho capito. Proprio per questo ti volevo chiedere, ma tu pensi poi di trarne un libro da questa ipotesi che tu affronti così in maniera molto superficiale, essendo un saggio di poche pagine? Pensi di scriverne un libro poi, successivamente? Con un'indagine più approfondita su questa relazione magari tra il pane salato, non salato e la protesta contro il Papa, insomma. Forse non un libro soltanto su quel tema, però un libro di leggende metropolitane italiane sul cibo, secondo me sarebbe un libro interessante, non soltanto tipo
gli italiani credono che Marco Polo abbia portato spaghetti dalla Cina. Esatto. Non soltanto questi miti, cioè raccontarli, però anche capire perché, cioè che utilità sociologica hanno questi miti, perché secondo me c'è un'utilità. In questo caso, secondo me, questo connubio guerra del sale, pane e sciapo, nasce nell'unità, perché i perugini, appena liberati dal Papa, devono mostrarsi patriotici e dicono, ma noi, anticlericali, noi siamo sempre stati contro il Papa, guardate il nostro pane, ogni giorno pensavamo, cioè, a mandare a quel paese Paolo III. Cioè, secondo me è un mito nato nell'unità. E secondo me ci sono anche tanti altri, che anche la pizza margherita, sì, no? Che era nominata per la regina, anche questo ha un'utilità per l'unità. Quindi un libro sui miti italiani, sì, assolutamente. Tu hai scritto, oltre che sei famoso ad essere famoso come studioso di storia alimentare locale, sei famoso anche per aver scritto due gialli, per il In Perugia e Death by Chocolate. Io, la mia idea è questa, poi non lo so, adesso ti chiedo se può essere la tua produzione letteraria in generale, cioè senza fare molta distinzione tra accademia e scrittura di finzione, può essere vista come una lunga lettera d'amore nei confronti dell'Italia e di Perugia in particolare? Un po', cioè, se ci puoi parlare anche del tuo rapporto con il posto proprio. Sì, direi subito di sì e andrei anche oltre. Cioè, sì, è una lunga lettera d'amore, diciamo. Sì, passione per la città, ma anche... Forse tu hai tirato un ballo con questi altri due libri, sì, che fino a questo momento non c'entravano nulla, sì, con questo saggio, però vedo anche che una specie di... cioè anche loro sono, sì, gialli, no? Sì. Anche questo è un giallo, sì, c'è un giallo storico. Sì, com'è mai questo pane? Quindi forse sono più giallista che pensassi fino a questo momento. Sì, sì, quindi... No, amo questa città, assolutamente. Sì, voglio che sia il tema della mia ricerca, assolutamente. Posso avere uno sfilatino di... Sì, sfilatino. Sfilatino salato, no? Sì. Cioè, quindi il pane lo compri salato tu? Sì, deve abbinarsi bene con il burro di arachidi. Ah, ho capito. Salato per forza, rigorosamente.